Eccoci in diretta da Palazzo San Giorgio per assistere a quella che è la relazione annuale del garante dei diritti della libertà personale Agostino Siviglia, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà e altri, 11 giugno 2019. Questo è il pubblico. Allora, buongiorno a Ecco tutti. qua, Prima pronto. di iniziare la relazione annuale da parte dell'avvocato Siviglia, il nostro garante delle persone private e della libertà personale, ci sarà la firma di un protocollo d'intesa tra il Comune di Reggio Calabria e casa circondariale per, diciamo, un servizio che il Comune riuscirà a erogare, un punto, uno sportello che il Comune riuscirà a garantire una volta al mese presso l'istituto per il disbrigo, diciamo, di pratiche burocratiche comuni che però fino ad oggi non si aveva la possibilità di fare e che, come dicevamo con il direttore, al quale do il benvenuto qui a Palazzo San Giorgio, insomma, creavano dei problemi di non poca entità. Per gli aspetti più tecnici e più operativi del protocollo, insomma, Agostino, se puoi dare qualche indicazione anche tu alla stampa e poi procediamo alla firma. Naturalmente ringrazio la nostra dirigente, la dottoressa Stragusa, che ha lavorato, diciamo, per comporre dal punto di vista tecnico il protocollo d'intesa che verrà firmato oggi. Prego, avvocato. Grazie Sindaco, sì, in realtà si tratta appunto di una esigenza primaria che hanno i detenuti di entrambe le carceri regine, anche solo per poter autenticare la firma e riscuotere la pensione. Molti di questi detenuti vivono solo di pensione, quindi voi immaginate quanto sia difficoltoso non poter avere nessuna possibilità di spesa all'interno dell'istituto penitenziario. Quindi è un problema davvero urgente. Abbiamo confezionato questa convenzione, punto città in carcere, una volta al mese presso l'istituto Panzera di Reggio Calabria e un'altra volta al mese presso l'istituto di Arvillà. Un delegato del comune dell'ufficio anagrafe andrà in carcere per consentire ai detenuti di svolgere tutte queste attività che rilevano dal punto di vista amministrativo. La convenzione è stata deliberata all'unanimità dalla giunta proprio qualche giorno addietro. Quindi io credo che questo sia un servizio fondamentale che restituisce dignità e cittadinanza ai detenuti, perché non dimentichiamoci che i detenuti, seppur reclusi, non smettono di essere cittadini. Quindi grazie veramente alla dottoressa Stragusa, al sindaco Falcomatà, alla giunta tutta per fornire questo servizio di dignità e di civiltà. Grazie, la parola. Questo Sì, è. dottore. Io ringrazio signor Sindaco per la grande sensibilità mostrata nei riguardi degli ospiti degli istituti penitenziari di Pazzera. In effetti quello che oggi andremo a fare è qualcosa di fondamentale importanza per i nostri ospiti che hanno finalmente in questo modo la possibilità, come diceva giustamente il garante, la possibilità di poter beneficiare di quello che è la pensione, cosa che oggi non possono riscuotere appunto perché manca banalmente l'autentica della firma. Probabilmente può sembrare un problema stupido, un problema banale, ma pensiamo a un soggetto che deve scontare una pena all'interno di un istituto e non ha la possibilità di autosostenersi. Quindi oggi finalmente andremo a risolvere, grazie alla sensibilità del signor Sindaco, un grossissimo problema, un grande segno di civiltà. Grazie. Così il direttore. Adesso alla firma. seguiamo quella che è la firma del protocollo che è appena stato descritto. Ecco la dottoressa Stracuzza. Ecco, apporre la firma al protocollo d'intesa, questo 11 giugno 2019. Siamo nel salone lampadari di Palazzo San Giorgio. Ecco che si procede con le firme.
questa è la volontà del sindaco. Dopodiché adesso andremo a seguire quella che è la relazione annuale del garante dei diritti della libertà dei detenuti di Agostino Siviglia. Eccoci la stretta di mano di rito, protocollo firmato e adesso la relazione del garante. Ricordiamo che siamo in diretta al Palazzo San Giorgio, questo è il 11 giugno 2019. Stefano Perri, portavoce del sindaco, si sistemano le sedie, ecco qua, pronti. Scusi le spalle. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione della relazione annuale come garante comunale dei diritti dei detenuti che sono chiamato a svolgere in base al regolamento comunale. Visto il ritardo per il quale mi scuso non mi tratterrò oltre, quindi procedo a dare conto di questa relazione. Ruba una mela e finirai in galera, ruba un palazzo e ti faranno re. Sono alcune parole di Bob Dylan che restituiscono il senso di quella che è purtroppo la fotografia che restituisce il sistema penitenziario, il cosiddetto pianeta calcio. I numeri sono persone e purtroppo i primi soverchiano le seconde. I dati ufficiali del Ministero della Giustizia non lasciano scampo. Nel 2018 come nel 2017 il sovraffollamento continua ad incrementarsi. In Italia al 31 dicembre 2018 erano presenti 59.655 detenuti a fronte di una cadenza regolamentare di 50.581, di cui 2.576 donne e 20.256 stranieri. Ma chi sono questi detenuti? Quanti anni hanno? Che titolo di studio possiedono? Per quali reati si trovano in carcere? Quanti fra questi sono reclusi in attesa di giudizio? In base all'ufficiale del Ministero della Giustizia, il 34% dei detenuti italiani in realtà sono stranieri. Tra italiani e stranieri dei circa 60.000 detenuti odierni, quasi 22.000 hanno un'età compresa tra i 18 e i 39 anni. L'età media comunque è di circa 40 anni. 607 sono laureati, poco meno di 5.000 possiedono un diploma di scuola media superiore, quasi 20.000 la licenza di scuola media inferiore, circa 7.000 la licenza di scuola elementare, 900 circa sono privi di titolo di studio e più di 1.000 sono analfabeti. Il rapporto annuale di Antigone certifica che al 31 dicembre 2018 il 35,3% dei detenuti in Italia risultava essere ristretto in ragione di una violazione della legge sugli stupefacenti. Secondo il rapporto SPACE, Statistiche Penali Annuali del Consiglio d'Europa, per il 2018 il 34,3% dei detenuti italiani era in attesa di un primo giudizio o di una sentenza definitiva contro una media europea del 22,4%. Più del 50% dei reati per i quali si sta in carcere sono reati contro il patrimonio, furti, rapine, estorsioni, ricettazioni. Circa il 34% sono reati contro la persona, omicidio, violenza, minaccia, violenza sessuale. Più del 30%, come abbiamo visto, reati contro la droga. Circa il 17% violazioni della legge armi, poco più del 12% invece sono i reati associativi di stampo mafioso. E via scemando troviamo reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro avvenzioni. Al 31 dicembre 2018 risultavano detenute nelle carceri italiane 47 donne con 52 bambini, di cui rispettivamente 24 donne e 25 bambini di nazionalità straniera. E infine i reclusi psichiatrici in carcere restano ancora un nodo irrisolto. Il superamento degli ospedali psichiatrici e giudiziari e la realizzazione delle residenze per le misure di sicurezza sono state una svolta epocale, ma ancora oggi la patologia psichiatrica riguarda un detenuto su 7. L'abuso di sostanze interessa il 10-50% dei detenuti e il suicidio resta una delle prime cause di morte in carcere.
tra la generalità dei detenuti circa il 50% ha un disturbo di personalità, il 10% un disturbo psichiatrico importante, il 30% soffre di disturbo ad abuso di sostanze. Le cifre dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari certificano inequivocabilmente che il tasso dei tentativi di suicidio in carcere rispetto alla popolazione generale è più alto di 6 volte nei detenuti condannati, di 7,5 in quelli in attesa di giudizio. Rispetto alla situazione nazionale, Reggio Calabria non fa eccezione purtroppo. Al 31 dicembre 2018, per vero, a fronte di una capienza regolamentare di 302 detenuti nel carcere di Arghillane, erano presenti 383, di cui 58 stranieri. Alla stessa data, al Pazzera, a fronte di una capienza regolamentare di 186 detenuti, ne erano presenti 216, di cui 11 stranieri e 34 donne. Presso il carcere di Arghillane, in specie, risultavano esserci 44 detenuti tossicodipendenti sottoposti a trattamento terapeutico, a cui vanno aggiunti altri 5 detenuti tossicodipendenti del Pazzera, per un totale di 49 persone sottoposte a trattamento terapeutico per tossicodipendenza. Ad Arghillà, sempre nel 2018, 90 detenuti risultavano sottoposti a terapia psichiatrica, mentre al Pazzera erano 5 detenuti in terapia psichiatrica e 48 risultavano essere stati mandati in osservazione psichiatrica. Al momento, per fortuna, non ci sono più bambini detenuti con le loro madri, ma nel corso del 2017 e del 2018 si sono alternati al Pazzera 4 bambini con le rispettive madri detenute, una italiana con 2 bambini ed una nigeriana con 2 bambini. 50 casi di autolesionismo ed un morto ad Arghillà nel corso del 2018. Un caso di autolesionismo al Pazzera. Un caso di nuovo sotto osservazione e radicalizzazione a livello medio ad Arghillà. 44% dei detenuti definitivi ad Arghillà, 19,1% al Pazzera. 52,4% è coinvolto in corsi scolastici ad Arghillà ed il 13,2% al Pazzera. Il personale penitenziario, pedagogico e sanitario resta insufficiente. Il rapporto del numero dei detenuti per ogni agente di polizia penitenziaria è 3,8 ad Arghillà e 1,7 al Pazzera. Il numero dei detenuti per ogni educatore è del 76,4 ad Arghillà e del 128,5 al Pazzera. Il numero settimanale di ore di presenza dei medici per 100 detenuti ad Arghillà è di 44, al Pazzera 65,4. Il numero settimanale di ore di presenza degli psichiatri per 100 detenuti è di 1,6 ad Arghillà e di 13,6 al Pazzera. Il numero settimanale di ore degli psicologi per 100 detenuti è di 2,1 ad Arghillà e di 14,6 al Pazzera. Resta ancora non garantita la copertura infermieristica 24 ore su 24 ad Arghillà, anche se di recente il referente e coordinatore sanitario ha formalmente comunicato l'avvio della risoluzione dell'annosa problematica prevedibile entro alcune settimane mediante la confluenza della sede di altro personale. Perdonate la estenuante rassegna di numeri e persone che restituisce un quadro complessivo del cosiddetto pianeta carcere tanto a livello nazionale che locale, desolante e desolato. Come ho avuto modo di ribadire in più occasioni, ancora una volta dal sociale al penale, il penitenziario continua ad essere sempre di più un luogo di discarica sociale. 3 leggi in particolare meritano di essere menzionate: la legge Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e la ex CDM. 3 leggi che rispettivamente si occupano di immigrati clandestini, tossicodipendenti e quindi recidivi delinquenti abituali. Beh, queste 3 leggi, nonostante gli interventi della Corte Costituzionale, ancora oggi a distanza di anni continuano a dispiegare i loro nefasti aspetti criminogeni e carcerogeni. Non c'è dunque da sorprendersi se in gran parte la popolazione carceraria sia costituita da una pletora di vite di scarto, per usare la tragica ma eloquente definizione di Bauman, che come abbiamo visto sovraffolla i penitenziari italiani e regini. Vedere ancora oggi risulta essere il punto essenziale. Ed io ripeto costantemente i luoghi di detenzione e di detenuti, cercherò attraverso le mie parole di farvi vedere anche a voi. Quest'anno, come lo scorso anno del resto, l'umanità reclusa continua ad essere uguale a se stessa. Nel carcere di Arghillà continuano ad esserci detenuti provenienti da altre regioni, con fine pena lunghissimi e fino anche condannati all'ergastolo, senza sottacere che il carcere di Arghillà era stato concepito come casa di reclusione, cioè per detenuti definitivi, adesso invece è casa circondariale. E poi la solita frammistione di popolazione detenuta, extracomunitari, rom, sinti, tossicodipendenti, sex offender, autori di reati comuni e detenuti di alta sicurezza. Qualche colletto bianco. Il presso carcerario sul Pullo Nuovo rivela carenze strutturali molto rilevanti, ma per vero ribadito anche quest'anno che ancora mancano, ad esempio, gli alloggi per il personale di polizia penitenziaria.
che nonostante siano iniziati i lavori da oltre un anno, ancora nel carcere di Arvillaro non esiste una sala teatro, un campo da calcio, una cappella e un luogo di culto per i detenuti di fede islamica, tanto che si è stati costretti ad allestire nei pianerottoli delle rispettive sezioni detentive gli spazi necessari per celebrare la messa o svolgere attività teatrali, che presenta una falegnameria in istituto ma è sostanzialmente inutilizzata o sottoutilizzata. Al Pazzera invece la popolazione carceraria continua ad essere costituita in gran parte da detenuti in attesa di giudizio e per lo più incriminati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ciò rileva sia in ordine al trattamento rieducativo, evidentemente neutralizzato nei confronti di chi ancora deve essere giudicato definitivamente, sia in ordine alla inesplorata funzione rieducativa della pena in contesto di criminalità organizzata, almeno nel contesto tutti. Quando al contrario questo tema, queste lacune è di cruciale importanza. Accanto ai detenuti mafiosi per l'associazione a delinquere ci sono poi detenuti psichiatrici. È presente per vero al Panzer un'apposita sezione di osservazione psichiatrica. Questa sezione, come riportato nella relazione dello scorso anno, è stata chiusa proprio a seguito dell'intervento di questo garante congiuntamente al garante nazionale affinché fosse adeguata alle normative vigenti in materia sanitaria. Tuttavia, seppur ora vengono garantite le condizioni basilari del rispetto della dignità umana, permangono evidenti problematiche relative all'allestimento degli interni delle camere di pernottamento che risultano ancora pericolosi e inadatti, oltre alla carenza di personale sanitario e di polizia penitenziaria specializzato che possa compiutamente assistere i cosiddetti osservandi al di là di necessitati interventi sedativi. Ho visto in diverse occasioni persone lì detenute che per protesta si squartavano la pelle con le lamette per la barba, raggiungendo persino l'osso delle gambe e sanguinando copiosamente. Ho visto altri reclusi cucirsi la bocca con ago e fil di ferro in una sorta di orripilante arancia meccanica. Qualcun altro ha devastato celle e muri scaraventandosi contro i malcapitati agenti di polizia penitenziaria che a stento sono riusciti a contenerne le pulsioni violentissime. Qualcuno di questi osservanti ancora fino a qualche anno addietro, nonostante la soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari e avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 31 marzo 2015, veniva ancora in quello di Barcellona di Pozzo di Gotto, ora trasformato in casa circondariale, ma nelle more del passaggio alle REMS, ancora munito di letti di contenzione e metodi di segregazione che rimandavano alla memoria le immagini dei manicomi giudiziari o dei manicomi comuni prima dell'avvento della legge Basaglia. E poi le donne detenute, perché a Panzera c'è anche una sezione femminile, vado spesso a trovare le donne. La condizione della donna detenuta in una struttura concepita a misura d'uomo è meritevole per vero di specifica attenzione. Voglio ricordare qui un episodio. Lo scorso anno, il giorno della festa delle donne, andai a visitarle ed erano 39, 33. Mi era sembrato giusto, oltre che doveroso, portare loro un saluto di augurio che veniva da fuori, un gesto di attenzione nel giorno della loro festa. Insomma, non solo personale ma soprattutto istituzionale, come per tentare di dire loro con la mia presenza che le istituzioni non si erano dimenticate di loro. E sì, perché la giustizia e la legalità non esauriscono il loro compito con l'emanazione di una sentenza, seppur definitiva, anzi ancor più nella fase dell'esecuzione della pena, la giustizia e la legalità devono continuare a approfondire la propria funzione rieducativa e risocializzante in ossequio al dettato costituzionale e allo Stato democratico di diritto. Comunque le donne, dicevo, in quel giorno dell'8 marzo si stavano preparando per una sfilata che avevano organizzato per il pomeriggio all'interno dell'istituto. Speranza per l'esito del processo, lacrime per la distanza di un figlio del marito, ansia per la condizione di restrizione, paura per il ritorno alla libertà, magari solo dopo qualche settimana. Silenzio, si avvertivano assordanti in quella giornata particolare. È difficile tornare nel mondo dopo 15 anni di carcerazione. Ho paura, in carcere tutto questo tempo mi sono sentita protetta in fondo. Era davvero giovane la ragazza che mi rivolgeva queste parole da dietro le sbarre della sua cella. Mi preoccupavo piuttosto di rassicurarla per il suo ritorno al mondo ufficiale. Vedrà che fuori ci sono tante associazioni a cui potrà rivolgersi, le dico, e potranno accompagnarla nel suo percorso di reinserimento nella vita quotidiana. Mi scriva, potrò fornirle qualche indicazione. Lei mi sorride rassicurata, si appunta subito come fare e poi dice, lo farò. Erano, sono giovani, madri, mogli, donne, straniere le donne detenute.
c'è tutto il microcosmo del mondo femminile in soli due piani di quella sezione carceraria. Mentre sto per andare via, una donna detenuta lavorante, che brutta parola per dire semplicemente che svolge un lavoro all'interno della sezione, ma in carcere anche le parole subiscono una deformazione asfittica, mi indica un suo disegno affisso sul muro che rappresenta una rosa e più in basso delle catene, con in mezzo l'iscrizione: una rosa senza spine, una vita senza catene. E di spine e di catene queste donne detenute recavano i segni nella carne, pensai. Come incatenate fino a qualche mese addietro erano le due bambine nigeriane con la madre, di appena 1 e 3 anni rispettivamente. È un'aberrazione quella dei bambini innocenti detenuti in carcere con la madre. Di norma ciò avviene perché la madre non ha chi affidarle i propri bambini, così la legge per non dividere la vita di madre e figlia incarcera anche i figli innocenti, fino a 3 anni di carcere e poi fino a 6 con l'istituto custodia attenuata per detenute madri, poi una casa famiglia. Ma le case famiglie previste dalla legge non ci sono e nonostante tutte le attuali detenute con figli al seguito potrebbero benissimo essere trasferite tutte negli ICAM esistenti, perché i posti ci sono, ancora oggi si contano, come detto, 52 bambini detenuti da innocenti con 47 madri. E la vita in carcere per un bambino è terribile. Il rumore delle inferriate delle sbarre che si aprono e si chiudono, il chiaristello di chiusura e apertura delle celle, le luci che si accendono e si spengono secondo gli orari della prigione, il grigiore dello scenario che li circonda. Nessun altro bambino. I danni alla personalità di questi piccoli innocenti sono devastanti, del resto i primi anni di vita sono gli anni in cui si forma l'essenza della personalità di ciascun essere umano. Ho combattuto e continuerò a combattere affinché non ci siano mai più bambini in carcere, ma senza una modifica legislativa che sia capace di superare la presunta pericolosità sociale della madre per privilegiare l'innocenza del bambino e senza il supporto degli enti locali che devono garantire sul territorio la presenza delle case famiglie, sarà impossibile porre fine a questa aberrazione. Se questo è quello che ho visto e che vedo, viene dunque da chiedersi, citando Walt Whitman, che cosa c'è di buono in tutto questo? E non è facile dare una risposta di senso. Eppure di buono c'è che il carcere, che è in carcere, come forse in tutti i luoghi di privazione, di restrizione, di esclusione, di marginalità, insomma, sconforto e speranza convivono, proprio come il grano e la zizzania. E l'umanità e la dignità della persona umana ritrovano autentico senso fra le sofferenze. E quindi si può vedere la passione, il credo, se vuoi dire, di tanti educatori, assistenti sociali, volontari, agenti di polizia penitenziaria, personale medico, dirigenti dell'istituto, che di questa credenza riempiono appunto di senso la funzione rieducativa della pena. Si alternano così in entrambi gli istituti penitenziari progettualità costanti destinate alle donne e agli uomini detenuti, italiani e stranieri, coordinati dall'area pedagogica e dalla direzione, con il prezioso contributo della comunità esterna. In appendice sono riportati entrambi i progetti di istituto dei due studi penitenziari di Reggio Calabria. Così come preziosissimo il contributo quotidiano dei cappellani penitenziari e degli insegnanti scolastici che svolgono una funzione umana e risocializzante insostituibile. Poi il lavoro di fondamentale importanza in carcere. Dopo 12 anni, grazie anche all'attivismo del nuovo direttore, che saluto e ringrazio, il dottore Calogero Tessitore, finalmente è stata messa a bando la bottega di Michelangelo, il laboratorio dei marmi, inaugurato nel 2007 e mai entrato in funzione. È fondamentale il lavoro perché quando funzionano percorsi rieducativi trattamentali anche la recidiva del reato si abbatte al di sotto del 20%, quando questi percorsi non funzionano la recidiva del reato è di oltre l'80%. Consideriamo inoltre che prima dell'ingresso in carcere soltanto il 14% dei detenuti svolgeva un'attività lavorativa e questo ci fa comprendere di quanto la marginalità, l'assenza di lavoro e la delinquenza, la devianza, la criminalità siano strettamente connessi. Ecco allora che il carcere non può rinunciare alla sua funzione emendativa e rieducativa, perseguendo l'obiettivo primario di divenire non già luogo di esclusione e di emarginazione, ma momento transitorio del più complesso processo di reinserimento sociale. Ecco allora che si torna a rispondere all'interrogativo iniziale: che cosa c'è di buono in tutto questo? Così come rispondeva Whitman, che tu sei qui e noi siamo qui, che la vita esiste e l'identità
che il potente spettacolo continua e che tu, che ognuno di noi può contribuire con un suo verso. Il ruolo del garante dei diritti delle persone private della libertà in carcere si snoda nell'ambito del suo richiamato processo di reinserimento sociale, avendo come focus primario dell'attività funzionale da un lato la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale e della salubrità e dignità dei luoghi di detenzione, dall'altro quello di favorire concrete opportunità trattamentali e rieducative anche attraverso, come abbiamo visto, la salvaguardia dell'erogazione dei servizi primari di competenza comunale e del più generale contributo funzionale dell'ente locale di riferimento nella prospettiva della positiva fuoriuscita dal sistema penitenziario di chi ha delinquito. In effetti molti sono stati gli interventi su questi temi segnalati a tutte le autorità competenti in entrambi gli istituti penitenziari. Fra le attività in carcere, tre fatti su tutti mi preme segnalare in questa relazione, uno drammatico e due gravi di disperanza. Il primo, la morte di Antonino Saladino, avvenuta nel carcere di Arghillà il 18 marzo 2018 dopo 12 giorni di febbre. Il secondo, il progetto Le Voci di Dentro, conversazioni in carcere su giustizia e legalità. Il terzo, gli straordinari risultati che continuano a restituire le attività di lavoro volontario e gratuito dei detenuti del carcere di Arghillà a seguito della convenzione promossa da questo garante oramai 3 anni fa. Già nella precedente relazione ho segnalato, denunciato la morte del giovane detenuto Saladino di appena 30 anni, per il quale allora erano in corso le indagini preliminari condotte dalla Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, al fine di verificare le effettive cause del decesso. Scrissi che prima di giungere a qualsivoglia affrettata conclusione bisognava attendere i risultati delle indagini. Aggiunsi che se il procedimento penale avesse avuto seguito, nella mia qualità mi sarei costituito parte civile. Beh, è passato più di un anno da allora e ancora non si conoscono le cause di quel decesso. Le indagini sono ancora in corso e la madre e la sorella di Saladino non sanno ancora di che cosa è morto il loro congiunto, come mi viene da aggiungere, pensando a Stefano Cucchi, se la vita di un detenuto è una vita che in fondo vale di meno. Lo scorso mese di febbraio ho depositato in procura una memoria sulle informazioni da me assunte all'immediatezza dei fatti. Ancora nulla, insisto, anche quest'anno. Attendiamo risposte, non già per inseguire colpevoli a tutti i costi, ma solo ed esclusivamente ai fini della tutela e della salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale e soprattutto al servizio della verità e della giustizia. Le Voci di Dentro, conversazioni in carcere su giustizia e legalità, è il progetto che abbiamo ideato e realizzato in accordo con la sezione regina dell'Associazione Nazionale Magistrati, magari anche a livello nazionale in questo periodo non naviga nella videosea, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea, la Direzione delle Carceri di Arghillà e Pansera, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Regionale e il sottoscritto garante. Una serie di incontri con i detenuti delle due carceri regine sulla scorta del viaggio della Costituzione nelle carceri italiane fortemente voluto dal Presidente della Consulta Giorgio Lattanzi, che ha consentito anche qui nella nostra realtà carceraria da un lato di vedere le condizioni di vita dei detenuti e di luoghi di detenzione a quanti a vario titolo interagiscono quotidianamente con le complesse problematiche della giustizia penale, dall'altro di accorciare le distanze fra il carcere, i carcerati e le istituzioni. Grazie ai toccanti momenti di confronto e dibattito fra persone, prima di tutto, ciascuno nel proprio ruolo e condizione, che hanno potuto però confrontarsi con franchezza sulle problematiche connesse all'esecuzione penale e alle condizioni di vita dei detenuti. Si sono messe in cantiere tante iniziative concrete, fra queste mi piace ricordare iniziative promossa da Area Democratica con il prezioso contributo dei volontari della comunità di vita cristiana e la collaborazione pratica di questo garante relativa alla sartoria in carcere proprio per le donne detenute, che hanno avuto modo già di confezionare quasi 20 pettorini per i magistrati messi in vendita durante la recente giornata per la legalità, mentre sono tuttora in produzione oltre 60 pettorine sempre per i magistrati e 50 per gli avvocati, visto il corale coinvolgimento anche dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Gli ordinativi continuano. I fondi raccolti verranno utilizzati per ampliare e diversificare progetti in favore delle donne detenute e mi pare davvero che si stia scrivendo una bella pagina di civiltà, di umanità e di speranza, così come speranza suscitano ancora le parole di un giovane detenuto di origine egiziana
che in una lettera ideale inviata ai suoi coetanei, che ha recitato a memoria, ha detto: ho sbagliato tante volte nella mia vita, perché non ho voluto e non ho saputo dare ascolto a chi mi diceva che con il mio atteggiamento avrei fatto una brutta fine. E quella brutta fine poi l'ho fatta davvero, finendo in carcere e rimanendoci per diversi anni. Fra poco finirò la mia detenzione, ora qui sto lavorando e spero che quando uscirò potrò trovare un lavoro onesto e riprendere gli anni che il carcere mi ha tolto. Eppure il carcere mi è servito, qui ho capito di aver sbagliato, voglio cambiare vita, non commettete anche voi il mio stesso errore. In ultimo, ma non da ultimo, mi preme segnalare che i detenuti di continuo non lamentano al garante i ritardi delle decisioni da parte della magistratura di sorveglianza, in particolare per quanto attiene l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Ho riportato i dati in appendice, qui basta soltanto dire che nell'ultimo semestre del 2018, fra gli oltre 350 giudizi pendenti sopravvenuti davanti al Tribunale di sorveglianza, le domande accolte risultano essere solo 76. Nelle proporzioni cambiano in caso di affidamento in prova, in casi particolari, cioè per i detenuti tossicodipendenti. Solo nell'ultimo semestre del 2018, infatti, su 25 richieste ne sono state ammesse appena 4. Le misure alternative alla detenzione sono, a mio avviso, cruciali nell'ottica, per un verso, della regolazione carceraria e per altro verso, ancora di più, nell'ottica del consolidamento e della più conforma qualificazione di quel progressivo processo di rieducazione e reinserimento sociale che la pena costituzionalmente garantita deve necessariamente recare con sé. A questo proposito mi preme riportare ad esempio proprio l'attività che, con la convenzione promossa da questo garante, dal Comune di Reggio Calabria, dal Tribunale di Sorveglianza e dal carcere di Arghillà, stiamo svolgendo con le attività di lavoro volontario e gratuito dei detenuti in favore della collettività. Per vero, ad oggi sono oramai quasi 20 detenuti del carcere di Arghillà messi al lavoro all'esterno, che si sono alternati nelle attività volontarie, occupandosi di manutenzione del verde pubblico cittadino, dei siti archeologici della nostra città, contribuendo inoltre in maniera determinante a ristrutturare il bene confiscato alla criminalità organizzata di Viadiano numero 6, dove oggi è ospitato l'ufficio per la giustizia riparativa Mandela Office, di cui dirò più avanti. Inoltre sono stati già individuati dalla direzione 2 detenuti per l'area pedagogica, 2 detenuti per svolgere attività presso il canile comunale di Mortara, era sottoposto a sequestro dell'autorità giudiziaria, che rischiava, senza il contributo dei detenuti, di essere chiuso. Ad oggi non mi risulta che i detenuti che hanno preso parte a questa importante iniziativa, fra le prime in Italia, ci sia qualcuno che una volta uscito dal carcere abbia di nuovo commesso reati o che abbia fatto quindi rientro. Al contrario, mi giungono notizie di un perdurante impegno post-penitenziario scevro dalla condotta degli altri. L'apprezzamento che molti fra questi detenuti hanno ricevuto pubblicamente, anche attraverso le encomie da parte della direzione dell'istituto, o più semplicemente dai comuni cittadini che ne hanno apprezzato lo sforzo restrittivo e riparativo, a mio avviso deve fare riflettere e compiutamente su quanto la fiducia e la responsabilità, quando accordate ed assunte proprio attraverso il ricorso ad un'esecuzione penale alternativa al carcere, possano davvero essere assai più vincolanti e fruttuose del pregiudizio e delle manette. Anche sul versante del ruolo e dell'attività svolta dal garante all'esterno, voglio segnalare due fatti: il Mandela Office e il Master nella seconda edizione in diritto e criminologia del sistema penitenziario. Quanto al Mandela Office, avevo detto lo scorso anno nella relazione annuale, l'inaugurazione sarebbe stata nel mese di giugno, abbiamo ritardato di poco, è stato inaugurato il 6 agosto 2018 e in funzione si trova in un bene confiscato alla criminalità organizzata in Viadiano numero 6 e già due mediatrici del Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità di Catanzaro stanno svolgendo attività di mediazione, cioè incontro tra vittime e autori di reati in base ai casi avviati dal Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria. È stata fatta già anche la selezione dell'evidenza pubblica per gli stakeholders che dovranno comporre il tavolo permanente per la giustizia riparativa, quindi presto verrà convocato il tavolo per svolgere tutta una serie di attività prospettiche, tanto sul versante della giustizia riparativa quanto quello sulla formazione alla legalità, estendendolo anche al settore adulti. Il Master in diritto e criminologia del sistema penitenziario, già l'anno scorso ho detto che
secondo me la formazione è uno strumento ineludibile per fronteggiare i gravi fenomeni criminali. In altre parole, dissi e ripeto, si tratta di organizzare bene il bene perché il male è organizzato molto bene. Sulla scorta di tali convincimenti, 2 anni fa, a proposito del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, l'attivazione di un master in criminologia e sistema penitenziario di secondo livello. La prima edizione è andata molto bene, tanto che è stata avviata una seconda edizione del master, sempre organizzato in collaborazione con la cattedra di diritto processuale penale di cui è associato il professor Arturo Capone, che qui è che ringrazio, che ha assunto anche quest'anno la direzione del master insieme a questo garante che ne ha assunto la vice direzione, e la squadra è stata avviata anche all'avvocato Chiodo, che è il coordinatore scientifico del master. È stato ulteriormente perfezionato attraverso l'integrazione di approfondimenti di criminologia penitenziaria e sociologia della devianza. Gli iscritti sono raddoppiati, questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta. Inoltre quest'anno, insieme al professore Capone, certo della preziosa collaborazione della direzione degli istituti penitenziari di Reggio Calabria, attiveremo una vera e propria clinica legale in carcere che consentirà ai nostri studenti di fare esperienza sul campo ai detenuti di avere un orientamento giuridico anche post penitenziario ed un orientamento alla legalità già all'interno dello stesso istituto penitenziario. Inoltre, ancora con l'instancabile professor Capone, con il coinvolgimento primario del magnifico rettore dell'Università Mediterranea, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, abbiamo avviato la imminente sottoscrizione di una convenzione con gli istituti penitenziari Regini per l'istituzione per la prima volta a Reggio Calabria di un polo universitario penitenziario. Ciò consentirà una più stabile presenza dell'università all'interno degli istituti penitenziari, con positivi riverberi non solo per ciò che attiene la migliore organizzazione pratica per quei detenuti che già seguono corsi universitari, ma auspicabilmente con la prospettiva di stimolare i detenuti agli studi accademici, anche non marginalmente, nell'ottica possibile della più consapevole emancipazione dal crimine e dalla criminalità. Mi avvio alle conclusioni. La recente riforma dell'ordinamento penitenziario, disattendendo in toto la prospettiva riformatrice pensata e proposta con gli stati generali di esecuzione penale, seppur contiene positive novità normative in specie per ciò che attiene il varo del procedimento autonomo di esecuzione penale minorile atteso alla riforma del 75, si contraddistingue ancora una volta per un'impostazione preeminentemente carcerocentrica. Sono stati per vero totalmente accantonati disegni di legge in tema di giustizia riparativa per adulti, di affettività in carcere e soprattutto in tema di rafforzamento e qualificazione dei percorsi progressivi di accesso alle misure alternative alla detenzione. La soluzione che si propone per l'ennesima stagione artatamente securitaria è quella di costruire nuove carceri, mura, solo mura e ancora mura, il che vuol dire, come insegna l'esperienza statunitense, che a costruire nuove carceri i detenuti aumentano ma i reati non diminuiscono. L'esperienza oramai ultradecennale maturata nel settore dell'esecuzione penale in trincea, consentitemi di dire, a stretto contatto con i luoghi di privazione della libertà personale e con le persone ivi ristrette, mi fa propendere al contrario verso un approccio che aveva giusto appunto costituito il cardine della riforma pensata con gli stati generali dell'esecuzione penale, ai quali anch'io ho preso parte, che sia capace di andare oltre gli stretti confini della penalità e dell'attuale arsenale sanzionatorio, primariamente centrato sul carcere, per sfociare in un perimetro più vasto, che sia capace di intendere e realizzare una nuova sociologia della pena, differenziata ed alternativa rispetto a quella certezza della pena maldestramente intesa e che si riduce all'aberrante affermazione del demono marcire in galera. È in sostanza, a mio avviso, la più positiva fuoriuscita dai circuiti penali che deve connotare di senso la sanzione penale, senza ridurla esclusivamente alla sua primordiale funzione rieducativa. L'esempio evidente ed assurdo alle cronache, TV nazionale, non senza i più beceri ostracismi degli esordi, Schopenhauer diceva: le idee migliori vengono prima derise, poi osteggiate, poi considerate ovvie. Ci viene fornito proprio dal caso dei minori e giovani adulti con il cosiddetto metodo di Bell. Ben inteso, come ho già
avuto modo di precisare nella precedente relazione annuale, non mi sfugge certo che Reggio Calabria soffre una subdola e penetrante presenza della criminalità mafiosa praticamente in tutti i campi della sua vita sociale, amministrativa ed economica, ma è proprio per tale motivo che allora come ora ritengo con il dottor Roberto Di Bella che l'andrangheta non si sceglie, si eredita. Ragion per cui si può e si deve rompere questo perverso asse ereditario attraverso proposte di vita alternative che restituiscano anche nel contesto penale adulti la possibilità di essere liberi di scegliere. Bisogna però avere la pazienza e la volontà di restituire soggettività alle persone recluse, di rispondere ad una richiesta dopo l'attesa, come ha saggiamente evidenziato il Garante nazionale nella sua relazione al Parlamento. Del resto la individualizzazione del trattamento rieducativo è un principio cardine dell'ordinamento penitenziario. È proprio la soggettività, la individualizzazione di un progetto, di un percorso trattamentale a misura di persona costituisce la fibra portante del cosiddetto metodo Di Bella, con la imprescindibile collaborazione di professionalità multidisciplinari, educatori, assistenti sociali, psicologi, criminologi, mediatori penali e culturali, insomma quel microcosmo di capitale sociale ben formato e competente, capace dunque di accompagnare la persona nel suo percorso di emancipazione consapevole dal crimine e dalla criminalità con la prospettiva di una scelta di vita positiva. In questo contesto evidentemente gioca un ruolo cruciale l'ente locale di riferimento e del sistema dei servizi di welfare e delle politiche di presa in carico territoriale, anche e soprattutto con il coinvolgimento del variegato mondo del volontariato, del cooperativismo sociale, del terzo settore, in una logica di governance territoriale coesa e trasversale. In altre parole, non ho, come ho avuto modo di evidenziare nella mia precedente relazione, quanto nelle linee guida fin dal mio insediamento come garante per accorciare le distanze tra il carcere e la società è necessario, a mio avviso, realizzare una modalità di intervento sistemica capace di mediare compiutamente fra gli spazi e le condizioni di privazione e di isolamento del detenuto e il mondo ufficiale, il mercato del lavoro, la comunità politica, la società più vasta. Il Mandela Office, per come è stato concepito e immaginato in tal senso, potrebbe e dovrebbe costituire uno strumento ideale e concreto di questa mediazione ed individualizzazione, tanto nel contesto penale minorile quanto in quello degli adulti, delle donne e degli stranieri. Certo, la prospettiva su esposta palesa tutta la sua complessità, quasi come un contraltare ontologico rispetto alla soggettività che attende risposte di senso, di fiducia, di appartenenza al contesto sociale di riferimento, che non si riducano alla mera logica dell'etichettamento e dello stigma, magari per il cognome che si porta o per la condotta di reato di cui ci si è macchiati. Una complessità che richiede dunque supporto, sostegno, accompagnamento, coesione, solidarietà, giustizia. In questa prospettiva, nella quale credo fermamente, ho mosso i miei primi passi come garante ed ho continuato e continuo la mia attività funzionale non senza fatica. Da sempre sono costretto ad operare senza risorse eppure senza risparmio per assolvere le funzioni che mi sono state assegnate. Tuttavia non posso esimermi dall'evidenziare anche e soprattutto in questa sede che non è giusto essere costretti a svolgere funzioni così delicate e complesse del tutto gratuitamente. La gratuità ha a che fare con il valore intrinseco della persona, con quel plusvalore di umanità, di sensibilità, di solidarietà che può appartenere o meno alla propria soggettività, ma il lavoro deve essere retribuito. Lo sancisce la Costituzione Repubblicana al comma 1 dell'articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. E la funzione esercitata dal garante è certamente un lavoro e sottrae energie, tempo, risorse, cura alla propria vita personale e professionale. Ho chiesto e scritto formalmente a chi di dovere
affinché si ponesse rimedio a questa condizione ottenendo rassicurazioni, disattese e pacche sulle spalle. La disponibilità offerta in prima istanza di accettare l'incarico a titolo gratuito era una disponibilità temporanea che è divenuta una condizione profittevole, ingiustamente. Oltre alla testimonianza di un impegno al quale ho tentato fino ad oggi di non sottrarmi senza risparmiarmi per responsabilità e coscienza, non resta dunque che la parola per esprimere ciò che ritengo giusto e doveroso. Del resto, anche per me, come per quanti fanno di questo impegno quella credenza che genera speranza, pure venata di fatica, non resta che la parola che fu e sempre sarà espressione delle voci di dentro, nell'attesa anch'io di ottenere risposte di senso. Bene, questa è la relazione di Agostino Siviglia, garante per i diritti della libertà personale. Da parte della stampa. Sì. Sì, prego. In un anno cos'è cambiato in negativo e in positivo? Tra le due relazioni cosa evidenzierebbe in negativo e in positivo? Allora, diciamo che il negativo è che non si riesce a procedere oltre rispetto a tutta una serie di disfunzioni strutturali e sanitarie, soprattutto per quanto riguarda il carcere di Avvilla. Strutturali perché, come diciamo nella relazione, dopo tanti anni gli agenti di polizia penitenziaria non hanno una caserma per gli alloggi, non c'è un campo da calcio, ed è molto importante in un istituto penitenziario, non c'è una cappella, non c'è un luogo per attività teatrali, sono iniziati i lavori più di un anno addietro, ma procedono molto a rilento. La situazione sanitaria, come vedete adesso, con la dichiarazione di default, si pensa, si dice, si certificherà dell'ASPA, purtroppo si riverbera anche all'interno dell'istituto penitenziario. Con una lucida espressione, un mio amico, il garante già sottosegretario della giustizia, Franco Corleone, diceva e dice: la notte in carcere scorre il sangue. E in effetti scorre il sangue, perché se un medico deve fronteggiare 380 detenuti e non c'è neanche l'assistenza di un infermiere, il carcere sarà un luogo in cui il sangue continuerà a scorrere. Quindi in questo senso vedo che c'è uno stallo assoluto. C'è una mancanza poi di connessione con la burocrazia, soprattutto anche con l'approccio a livello locale per quanto riguarda la possibilità di procedere più speditamente sui progetti, come ad esempio quello dell'Ufficio per la giustizia riparativa. Il Mandela Office è un progetto veramente innovativo in tutta Italia, ci sono altri uffici per la giustizia riparativa, ma quello di Reggio Calabria è l'unico che è riuscito a connettere le istituzioni, cioè il Comune di Reggio Calabria e il Dipartimento per la giustizia penale minorile e di comunità. Quindi anche lì è il caso di accelerare. Di negativo ancora c'è la scarsa possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione da parte di troppi detenuti, come ho cercato di spiegare. Di negativo c'è ancora che mancano ad esempio le case famiglie protette per le donne detenute con bambini. Però ci sono anche aspetti positivi che riguardano ad esempio le attività lavorative che si sono poste in essere, che si stanno cercando di porre in essere, soprattutto con la messa a bando del laboratorio di marmi Michelangelo dopo 12 anni dalla sua inaugurazione. C'è di positivo, come dicevo, lo sforzo del personale penitenziario, pedagogico, educativo, della direzione degli istituti penitenziari, per cercare di fare fronte a tante esigenze con scarsissime risorse. Il progetto Le Voci di Dentro, anche formazione che stiamo facendo all'esterno del carcere, riconnettendo l'Accademia con la realtà, le attività di lavoro volontario e gratuito in favore della collettività che hanno dato risultati veramente straordinari. Insomma, in cantiere ci sono tante cose, però tutto va rimesso in una logica di sistema, di maggiore coordinamento, di quella che io chiamo una governance della pena che possa effettivamente essere coesa e trasversale fra i diversi attori in campo, superando, diciamo, quella logica appunto dello stigma, dell'etichettamento, soprattutto alle nostre latitudini, per consentire a chi fa una scelta difficile di giustizia e di legalità
di poter essere accompagnato in questo percorso. I suoi interlocutori quotidiani chiaramente sono non solo i carcerati ma anche i familiari che vivono una situazione forse ancora più incresciosa dall'esterno. Ecco, lei in questo senso come si rapporta? E poi quali sono le promesse disattese, quelle che più invece si aspettava che venissero rispettate? Allora, per quanto riguarda il rapporto con i familiari, certamente è un nodo cruciale. Spesso i detenuti dicono questa frase: io sono stato condannato, ma la condanna non la devono subire anche i miei familiari. Anche e soprattutto per i detenuti che vengono da altre regioni, è una condanna ulteriore perché hanno difficoltà a svolgere i colloqui con i loro congiunti e con vedere i loro bambini, quindi è appunto una sofferenza che si aggiunge alla sofferenza che di per sé la restrizione della libertà personale appunto porta con sé. Per quanto riguarda, diciamo, le disattese, quello che mi preme di più come progetto a livello proprio di riuscire a realizzare concretamente questa governance della pena di cui parlo è proprio una, diciamo, lentezza e una mancanza di visione comune rispetto a quello che può e deve essere l'ufficio per la giustizia riparativa, il Mandela's Office. Credo che quella può essere un'attività potenzialmente cruciale sulla scorta di quello che è il CIRE, cioè il Centro per la Rieducazione e il Reinserimento Sociale, che c'è in Catalogna e Spagna, cioè una sorta di agenzia filogovernativa attraverso la quale gli enti pubblici possono anche richiedere commesse per fare svolgere attività lavorative ai detenuti, oltre al fatto principale, al cardine centrale dell'Ufficio per la Giustizia Riparativa, che è appunto l'incontro fra vittime e autore del reato. Perché questi incontri, che hanno avuto esperienze positivissime, penso a quello di Agnese Moro, che ha incontrato i carceri di suo padre, o di Benedetta Tobaggi, o le nostre parti di Deborah Cartisano, cambiano veramente l'approccio di una persona, non soltanto del carnefice, ma anche della vittima. E su tutte mi piace notare ultimamente Fiammetta Borsellino, che per più di una volta è andata a trovare coloro che hanno proprio fatto saltare il detonatore della bomba di suo padre, proprio per cercare di ottenere comprensione. Magari non si riesce a perdonare chi ha cagionato tanto male, però ci si riappropria di più forza della propria vita e di se stessi, rapportandosi anche con il male. Ho una domanda al sindaco, così chiudiamo senza fare poi le interviste. Ecco, il comune è in questa situazione e da supporto al garante in che termini? Ma ha detto il garante nella sua relazione. Sì, sì, però ripetiamo. Tutti i progetti che sono stati realizzati e che danno la dimensione, l'immagine, la fotografia di una città che rispetta i diritti di tutti e che non lascia indietro nessuno. Grazie. Grazie, buona giornata. Finisce qua la conferenza stampa, le interviste le abbiamo fatte, così evitiamo di... 11 giugno 2019, relazione annuale del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, a cura dell'avvocato Agostino Siviglia. È tutto. Da Reggio Calabria, 11 giugno 2019, l'arciere Luigi Palamara.